Bene, oggi siamo sul Calvario, San Michele, sul Calvario, a Gorizia. Dopo lavoro, sono già le 4 meno 10 e vediamo come sono i sentieri su questa collina. Non dovrebbe esserci molto dislivello, ma qualche settimana fa hanno fatto una bella gara di enduro. Quindi dovrebbero esserci dei bei sentieri, vediamo come sono. Ho visto che ci sono tre sentieri principali in quest'area e un po' verso di là altri due, Scartoz e Piera, mi pare, dall'altra parte, mentre da questa parte c'è l'Easy Downhill, il Pigna e... già me lo sono dimenticato l'altro, non me lo ricordo, vabbè, vediamo se riusciamo a farli tutti, ma la vedo dura perché fa davvero caldo e la salita speravo fosse un po' più dolce, anche perché sono sveglio dalle 4 di mattina, quindi vediamo cosa riusciamo a portare a casa. La salita non è stata un problema fino a questo muro di roccia. Vediamo se la trazione della Evil più il Magic Mary bastano per portarla a casa. Cazzo, sei ripida. Sono davvero impressionato. Wow. Prima salita andata, il primo sentiero parte da lì e appunto si chiama Tre Croci, penso sia anche più alto, c'è una bella vista, quella è Nuova Gorizia, là c'è lo Svetagora, Is Gabriel e Gorizia. Tre Croci. Oh, non me l'aspettavo.
siamo in cima al Calvario, il punto più alto. Adesso andiamo a prendere il sentiero. Bene. Porca troia! Così un drop dal nulla. Bene, dopo aver giocato un pochettino sul drop, che sinceramente non mi aspettavo, perché sul Pignatta, che è un verde, c'è il drop lì di un metro e fischia, e il blu di prima era più semplice. Ok che c'è la chicken line, però vabbè, dettagli. Molto divertente, devo dire che c'è anche una vista niente male. L'ultimo tratto parecchio ripido. Guarda che bello. Altro saltino piccolo portato a casa così con niente. Io questa bici la amo cazzo.
Allora, adesso stiamo facendo la quarta risalita sulla strada di prima. Siamo arrivati in cima, prendiamo un collegamento che ci porta dall'altra parte di questa collina per fare gli altri due sentieri. Ultimo pezzo di salita, spacca gambe. Adesso facciamo il Piera, che facciamo tenendo, c'è un bivio, a sinistra si prende un altro sentiero che poi si ricongiunge, ne facciamo il Piera tenendo la destra e vediamo se riusciamo a fare anche l'altro. Poteva anche chiudere, ma vabbè. Direi basta, l'altro non lo faccio e dovrei anche tornare su a finire l'altro sentiero, ma davvero non ce la faccio più. Qua non capisco se ci sia un bel salto o cosa, adesso gli buttiamo un occhio, però no, solo la fine di un altro sentiero. Basta, per oggi va bene così, 4 sentieri su 5 praticamente. Non male. La ragazza qua si è comportata benissimo. Ci vediamo alla prossima.